anche io non ricordo il nome. I Castelli ci hanno fatto delle robe totali. I Fugees hanno suonato lì, per dire. Il concerto dei Fugees era lì. Nel 90, ancora 97. Quegli anni dei Fugees, cioè che erano proprio famosi, insomma. C'ero anch'io, madonna mia, pazzo degli hai, pazzo degli hai. Mi ricordo questa cosa che lì ho scoperto che avevano, tu hai presente gli Ives, quelli vestiti un po' bene, che avevano solo un vestito. Infatti io poi ero venuto il giorno in radio e dopo mi sono intrufolato, sono andato a salutarli, no? Tipo così. E vedevo, c'era il tipo, il chitarrista, che aveva ancora il papillon, torso nudo e con la camicia. Faccio, cosa fai? Fa, cazzo, guarda qua, fammi dare l'asciugata perché sai, domani. Faccio, vabbè, domani, ma figa, cioè, avrete un armadio, fa... No, no. Sì, poi magari non era magari neanche cotone, se di alta sartoria. Sintetico. Ma col senno di poi, secondo me, magari, adesso io, beh, nel senso, li vedevo come magari già mega fermati. In realtà magari giravano con la furga per ma l'Europa. Va, quando erano venuti qua, cioè, erano loro vestiti, ma appena scesi dal tour bus, minchia, in calo di zuccheri, con questi vestiti che da vicino sembrava un po'... Sai il vestito del cameriere del ristorante? Certo, sì, sì, un po' proprio quel panna un po' depresso, diciamo. Poi sul palco, sai, luci pazze. Tutto figo, tutto figo. Però faceva un po' quell'effetto, sai, camerieri stanchi, minchia, abbiamo lavorato 8 matrimoni di fila. Sì, sì. Adesso li ho visti da poco perché sono venuti a Legnano, sai, in quella roba che fanno al castello. No. Robe estive, diciamo, di concerto. Comunque ancora da paura. Beh, pazzesco, lo show incredibile, cioè, Garage Rock spaccano tutti. Sono i numeri uno, di quella roba lì sono proprio... Dal 2000, diciamo, nel mondo del rock and roll, così li metto proprio nella... Sì, anche cioè Strokes, Ives, pazzeschi. C'erano anche se non erano proprio esattamente così, ma leggermente un po' più indie, Divine, Divine. Certo. Ma guarda, in quegli anni lì in realtà per il genere era anni magici, 2003. Sono venuti tutti qua alla fine perché comunque era un po' un'esplosione di... Ci siamo. Let's go, beh, prendiamo la lettera allora. Drake con In My Feelings, Radio DJ e Tropical Pizza. Beh, il sound sta già andando un po' verso quello di Comacose con questa canzone, che ne pensate? Beh, un po' di beat c'è, un po' di caldo anche, quindi certo. Beat caldo uguale Comacose. Certo. Esatto. Senti, allora, l'altra volta abbiamo parlato tanto di questo vostro essere diventati, diciamo, un po' milanesi, un po' della vostra storia, della genesi del progetto. Allora, diciamo, stavate per partire per un giro che è stato molto lungo e molto, molto fortunato di concerti e esibizioni in giro per l'Italia, all'aperto, d'estate, con grande reazione, almeno a giudicare dai video che vi ho visto postare. Insomma, com'è andata? Cioè, ce n'è stata una in particolare proprio super bomba. Ma una in particolare non si dice perché sai, è un po' come... Sembra diminuire le altre. Infatti. È andata molto bene, non ci aspettavamo onestamente tutto questo riscontro, anche perché è tutto questo progetto è partito un po' così, una fiammata, no? È stato molto veloce passare da posti piccoli a palchi più importanti con tante persone. E anche perché poi noi abbiamo tenuto questa formula un po' punk di essere due MC col batterista, se vuoi un po'... Bello. Old school come concetto, e quindi insomma tenere il palco così non è facile, bisogna dare tanto perché sei da solo, sei un po' nudo sul palco. Forse questa cosa è stato quello che poi ha premiato la reazione del pubblico, probabilmente. Certo. Beh, il batterista è inchiodato al suo sellino della batteria, diciamo, gli unici due che si muovono siete voi. Sì, ci dobbiamo muovere al doppio della velocità, appunto, perché essendo solo due dobbiamo, cioè, però devo dire, nei video che ho visto siete veramente belli da vedere, siete molto sincronizzati, cioè si capisce che c'è una sorta di simbio. Poi vi vestite anche con le stesse scarpe, non so, cercate di essere sempre un po' simmetrici, no? Sì, diciamo che ci teniamo a questo aspetto, beh, estetico in primis, insomma,
sì, un po' l'effetto un po' gemellini, un po' anni, un po' TLC, un po' anni 90, quella roba là. Infatti. Sì, dovremmo vestire anche Ricky come noi, che fa il terzo. Vabbè, ma in realtà è vestito così, ma nessuno lo saprà perché è piccolino. Dietro la batteria. È piccolino dietro la batteria, ma in realtà è vestito anche lui uguale. Vabbè, ma, magari stasera che ci sono anche gli altri due, perché stasera avete proprio la band, no? Ci sono i Mamacas con basso e sintetizzatori. Esattamente, stasera siamo in formazione allargata, ci sono anche i nostri due fratelloni, compagni di viaggio Mamacas, che appunto produttori, diciamo, dei nostri brani dal giorno zero, e quindi per loro è anche un piacere, anche per noi, ma in realtà, nel senso, poi si divertiranno un sacco, perché portare poi la musica fatta in studio dal vivo per loro penso sia una figata, e lo è anche per noi. Senti, ma è vero che all'inizio, diciamo, Francesca entra, diciamo, a cantare nel progetto come cose quasi per caso, no? Cioè, Fausto dice: senti, ma secondo me qui ci sta la voce della mia fidanzata, proviamo, è vero? Sì, 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 anzi, ma io gli proponevo delle mie amiche in realtà, perché non cioè, volevo farlo. Cioè tu facevi la gente per delle tue esatto, amiche? Esatto, dai. Sì, sì, sì. E di che pezzo? Poi ho fatto i provini e lui ha cominciato a farli sentire un po' in giro e hanno detto: ma che bella voce che ha questa ragazza. Ma fa: no, ma sono dei provini, poi non sarà lei che canterà. Ah sì? Ma detto sinceramente sì, sì. O...? No, no, giuro. Era proprio così? Sì, sì, è andata così, ma lei era d'accordo, non è che sono io il lupo cattivo, perché lei non si sentiva, nel senso, adatta a questa cosa qua di fare musica, di fare cantante. Hai fatto la DJ pertanto, no? Sì, ogni tanto. Così proprio per diletto, a feste di amici, in maniera molto libera, ecco. Ok. Senti, però... e la complicità che c'è in una coppia aiuta, diciamo, un progetto? A me sembra, verrebbe da dire di sì. Cioè, vedendovi sul palco, no? Vedendo i vostri video. Beh, sì, perché comunque non hai nessun tipo di filtro, ti puoi dire proprio qualsiasi cosa, e infatti. Questo è molto importante. Ma senti, fatemi fare l'avvocato del diavolo, visto proprio perché ti puoi dire qualsiasi tipo di cosa. C'è anche quella volta in cui magari ti dici qualcosa che l'altro o l'altra, adesso non so, che prende un po'. Cioè, che ne ma so? Guarda, noi litighiamo tutti i giorni, penso. Vai, d'accordo. Bisogna smaltirla quotidianamente. No, ma infatti, cioè, il nostro plane è litigare, quindi è tutto bello, perché ovviamente, cioè, nel senso, da lì capisci, puoi solo andare meglio. Cioè. No, nel senso, magari fino a mezz'ora prima del concerto, sai, magari è quel giorno che non hai ancora litigato. Può capitare di dire: senti, possiamo farci una litigatina? Sì, una litigatina veloce per sfogarsi. Dai, sì. Se no poi succede sul palco, sai... No, però a parte gli scherzi, cioè, è effettivamente vero, nonostante, vabbè, si batti becca, dai, come tutte le coppie, certo, ma come i migliori amici. Però poi quando si va sul palco scatta quella cosa lì che, insomma, ci si guarda, c'è l'alchimia e funziona sempre tutto bene. Senti, io metterei Anima Latina, che forse è un po' la canzone che ha dato via un po' a tutto, ci sta? Sì, sì. Dai, sì. Non la primissima, ma la prima che è iniziata un po' a girare. Sì, tra l'altro mi ricordavano che il 9 novembre è stato l'anniversario del compianto Lucio Battisti, e quindi, insomma, 9 settembre forse? Ah, 9 settembre, scusami. Giusto, perdono, se ne è parlato tanto, ci sono e quindi, insomma, tanti ci hanno scritto, insomma, ci è arrivato tanto affetto per questa cosa qua. Beh, ci avete Battisti, ricordato. Certo, perché è citato, ma è comunque, insomma, un po' il mood della canzone porta a pensare, no? Una sorta di Battisti del 2018. Sì, portare avanti un qualcosa, dai, vediamola così. Anima Latina, come cose, Radio DJ, questo è Tropical Pizza. Voilà. Perché, scusa, la primissima che è uscita vostra non è Anima Latina? No, c'è Cannibalismo. Ah, giusto. Ha fatto prima due pezzi rap. Al primo, vabbè, molto, molto... No, ma li conosco tutti, ma non li so collocare in ordine. Anche perché, cioè, comunque nel Spotify non è che ti colli. No, perché poi essendo uscite tutti un po' così è un po' difficile trovare anche la cronologia, capire. Cioè, a parte quelle tre insieme, sì, no? Sì, esatto. Sì. Prima ne sono uscite quattro che sono Cannibalismo. Già insieme? No, esatto. Golgota e no, deserto Jugoslavia. Ah, ok. Sì, poi quelle tre, dopo le altre due. E ora so che siete al lavoro pesante, no? Ma... Era contento? Ci siamo. Ah, già di tutto? No, beh, il disco c'è. Cacchio! E pian piano adesso... Grande, cacchio! Ma fate ancora... O questa chiude alla tournée, no? Ce ne sono ancora di... Ne ho ancora 6-7 date. Ah, cacchio! Sì. No, è stata una... Madonna! Una...
Sì, perché era metà maggio che siete venuti qua, tipo. Adesso abbiamo appena cominciato. No, sì. Ma è stato incredibile. Io infatti non so come ho fatto. Cioè, quest'estate, a parte le date, eravamo sempre qua in Sarpi. Ah, poi tornavate studio. Già sotto sulla roba? Sì, sì, perché cioè i giorni che non suonavamo eravamo sul disco. Madonna. Infatti cioè, abbiamo buttato via addirittura tipo 5-6 pezzi buttati via. Cioè, io non ho mai scritto così tanto la mia vita. Ah, sì, beh, ti stimola, dai, suonare in giro. Madonna. Sì, hai mille input comunque che magari sì. Un sacco di tempo. Ma tu, magari, nel senso che magari non voglio. No, beh, quando sei magari, dentro sei caldo, diciamo, certo, certo. Ti capita di fare, non so, 3 concerti un po' più ravvicinati e guarda caso scrivi una canzone. No? Eh no, certo, certo. Beh, poi vabbè, il concerto è anche un po' tutto il resto, dopo, sì, chiacchiere, sì. Post concerto. Sì, un po' di stimoli, dai, un po' di. Viaggione, autogrill, furgone, insomma, dai. Sì, e quanti siete? 4-5? No, siamo noi 6. Due, il batterista, il fonico, la tour manager e la sì, 6 persone. Beh, e di roba da portare oltre la batteria? No, eh no, esatto. Non c'è cazzo di ampi, di chitarra, Tetris, cioè una volta che lui quello, si mette la batteria. Quello adesso no, no, ti no, dico. Figo, però per adesso quell'aspetto. No, no, di... c'è. Beh, stasera invece magari, beh, cazzo. Ma dicevo di Battisti che forse arriva anche lui su... Ormai manca solo lui, su Spotify. Sì, è vero. Sì, è vero. Hanno messo anche... Cioè, lui e i Beatles mancavano, ma... Beatles ci sono, no? Sì. Adesso sì. Anima Latina ovviamente con la doppia T è insomma uno dei tanti giochi di parole, no? Ne abbiamo parlato anche l'ultima volta, presenti nei testi dei Coma Cose, le sonorità sono un po' quelle di Battisti. Dicevo ai ragazzi, ho letto da qualche parte oggi ma non possiedo diciamo la notizia così bene da poterne parlare, però mi sembrava che il succo fosse che in un futuro non troppo lontano potremmo avere anche la musica di Battisti su Spotify, che è vero che è meglio il vinile. No, sempre per citare voi, sì. Però magari sai, dà la possibilità a tanti di scoprire un vero e proprio mondo, no? Musica. In realtà manca solo lui dei super big, no? Sono arrivati, che ne so, gli Queen, gli AC/DC, cioè chiunque... Beatles anche. I Beatles, bravo, esatto. Me lo ricordo ancora quel giorno in cui dici, oh, sì, anch'io. Vero? Sono arrivati i Beatles su Spotify. Sì, che dici, cioè, ce li ho tutti, però me li voglio sentire su Spotify per provare quella libidine, no? Ma magari che è comodo anche, stai ascoltando la musica su Spotify, quindi switchi più facilmente, magari che passare. Sì, esatto, esatto. Anche comodità. Certo, e poi puoi anche, sai, iniziare le... Adesso voglio fare pubblicità a questi grossi portali, però effettivamente... Mi hanno regalato il premio. No, no, me lo pago. Di Pornhub, ma non per... Si spiegano tante cose. No, ma perché loro hanno delle iniziative molto belle di cui parliamo spesso in radio e mi hanno... No, per Spotify me lo pago. No, a proposito di giochi di parole, una cosa che vi volevo chiedere, sempre tornando al discorso del romanticismo, ma quella cosa del bicchiere di sale messo nel naviglio e per dire, insomma, ti regalo il mare, è successa davvero? No, dai, sono... No! Vabbè, sì, allora sì, dai, succede. No, adesso, diciamo che è un po'... Dov'è Francesca sta sorridendo in un modo che... Boh, dici, ma qualcosa di vero ci deve essere. No, lasciamolo lì, dai, nel dubbio, il confine tra poesia e realtà, insomma, dai, è una cosa che... Lasciamo un po' così, sennò dopo è brutto, insomma, se ti dice di no, ma se senti, guarda, di sì. Insomma. Anche se non è vero, cioè, comunque è un'immagine... veramente una delle mie immagini preferite delle vostre case, cioè, lui che... Porta lei sul naviglio con un bicchiere di sale e lei dice: ma cosa ci vuoi fare con questo bicchiere? Della tequila, magari, non lo so. Non lo so. Che poi uno dice: ma boh, dove mi sta portando? E invece un po' di sale nel naviglio, ti regalo il mare. Ma pensate che roba. No, ma è bella, è bellissimo, è bellissimo. Senti, allora faccio un po' l'interprete delle emozioni della piazza. Sicuramente c'è l'ascolto qualcuno che dice: allora. Sti cartelloni che ho scritto basta Netflix, nessuno sa niente. Poi a un certo punto vedo le foto dei Coma Cose, che insomma con sto basta Netflix qualcosina ci hanno fatto. Cosa ne sapete, cosa ci potete dire, che cosa succede, in che modo va interpretato questo basta? Cioè... No, allora, sicuramente va interpretato nel modo
positivo, dai, no? Cioè, tipo, basta Netflix per eccetera eccetera. Anche perché insomma, noi abbiamo fatto appunto questa fotografia, era ironica, no? Che spacchiamo il computer. In realtà, ahimè, insomma, come tanti, magari sarebbe bello uscire di più, però poi la vita di tutti i giorni ti porta magari la sera a startene a casa tranquillo. E quindi insomma, noi siamo dei grandi fruitori di questo portale, ecco. Assolutamente. E siete d'accordo anche dal punto di vista della programmazione, cioè quando si tratta, ormai c'è veramente tanta roba, no? Sì. Quando si tratta di scegliere? Sì, beh, adesso stiamo guardando, io sto guardando tanti cartoni, sto riguardando quello del cavallo, com'è che si chiama? BoJack Horseman. Francesca, le tue preferite invece? Io sono impazzita per Rick e Morty, proprio tantissimo. Mi manca questo. Guardalo, è fighissimo. End of the fucking world. Molto bello. Molto bello, sì. Molto bello. Ma penso di aver visto più o meno tutto. Tutto. Cioè. Tutte le ultime cose. E poi quando ce l'hai, alla fine magari lasci su anche in sottofondo a volte. No, beh, certo, quindi... perché fa compagnia. Stesso account o due account separati? Cioè, quando arrivano i consigli, poi sono diciamo fatti no, su misura. È uno solo. Quindi Netflix consiglia come cose, non a uno o l'altro. Esatto. Okay. È un altro ottimo motivo per litigare, insomma, vedi? Esatto. Quindi cioè, esatto. Sennò... Cos'è che hai visto che mi suggerisce? Perché poi sai, ogni cosa che vedi porterà dei suggerimenti. Oppure perché c'è questo film che è già a metà? Quando è che l'hai visto esatto. E non me l'hai detto? Pensavo fosse uscito l'altra sera, ma avevi detto che... No, vabbè, certo. Hai capito. Cioè, no. Allora, senti, c'è un concerto, stasera c'è anche un post-concerto dove credo farete una sorta di party, questo per dire a tutti quelli che vengono al Magnolia stasera, insomma... Non vi sbattono fuori appena finisce l'ultima canzone. No, si fa festone dopo. Ed è stata Francesca l'agente della DJ, mi sembra che fa parte un po' del tuo giro. Sì, esatto. Salutiamola. Ciao Virgi, ci vediamo dopo. Ok, bella. Sì! Adesso ormai faccio fatica a confondere il sé, è che lui ogni tanto, sai, condisce con degli ulteriori... Comunque ho visto il video che siete in sala prove, effettivamente, cioè, questa è uguale, proprio fa... Dice, beh, sì, rende sì. Molto. Sì, e sì, cioè sì. Lui anche sul disco, sì. No, non... Sì. No, ma sì. E cosa fate? Magari qualche intro lungo, qualcosa di... In realtà facciamo una roba... Beh, siamo in onda? Penso di sì. No, sorpresa per quello. No, certo. Non l'ho detto. Una sorpresa la facciamo. No, insomma. Certo. Una cosa nuova? Sì, che non l'abbiamo mai fatto. Che non avete mai fatto. Però diciamo, in realtà, grazie col fatto che ci sono anche loro, sicuramente lo spettacolo è un pochino più allungato, un po' di intro, un po' di outro, un po' di... Esatto. Sì, perché una volta che si può suonare... Cos'è? La cover dei Sanguinisti. Beh, lì a Bologna avete fatto. Sì, sì, sì. Beh, che a Bologna. Ma la facciamo sempre. Sì, Cremona. Sì. Cioè, lì avete allungato per dire la base in quel caso. Si fa così. Ho preso sample dell'inizio. Cioè già, esatto. Un vuoto sui primi due. Sì. E no, perché il batterista vi fa praticamente anche da DJ in qualche modo. No? No, certo. Ed è sbatta per lui, cosa vi dice? Ma in realtà no, perché è tutto un premixato. Ah. Lui fa tre lanci, cioè uno all'inizio, uno... Ok. Sì, è già tutto pronto. La mia esperienza è che comunque il batterista, cioè, non vuole troppi... Cioè, in realtà gli stai dando delle... E comunque lui dice, oh, ho capito, però tu c'hai i pedali, io ho comunque le mie robe in più, sai... Lui è metallaro di estrazione. Certo. E anche Fabio un po' viene da quella roba. Rage Against the Machine, no? Però appunto Fabio, diciamo... E anche uomo di studio, certo. Invece sì, Ricky è un pochino più ostico. No, e comunque quella roba di far lanciare devi proprio anche capire un po'. Sai, il cantante magari vuol dire due cazzate. Certo. E poi quando la lancia lui si aspetta, però lui dice no, aspetta, cazzo, io devo capire perché c'ho il 4 fuori, il 4 te lo devo dare a te, non è che... E questa è... No, e parte, cioè... Ma infatti è per quello, per evitare tutte queste cose, no, abbiamo certo, reso il live un pochino più freddino. Però è un po' mixtape, certo. E quindi abbiamo già delle pause per parlare col pubblico, anche per improvvisare, però appunto che sappiamo, abbiamo dei ganci nelle basi, capisci. Quando sta per finire e tagli. Figo. Quindi ci autocastriamo noi prima di... No, ma ci sta, certo. Abbiamo 20 secondi. Vabbè, ma è come qua l'intro, quando parte, che tu magari senti tipo vedi, che parla no? La radio, ma l'orecchio alla roba ce l'hai, perché sennò dopo inizi a cantare... Ahem.
Allora, questo è post concerto, diciamo una canzone, beh no, la penultima, perché poi c'è anche Nudo Integrale, stavo per dire un'inesattezza, diciamo un po' l'inizio, Anima Lattina, e poi la canzone che si è, che vi ha un po' confermato, però poi ne è uscita un'altra, è Nudo Integrale, tutti gli effetti un po' l'ultima, no? Nudo Integrale sì, una canzone un po' particolare, perché l'abbiamo buttata fuori all'inizio dell'estate, sai, solitamente uno all'estate butta fuori delle canzoni un po' più catchy, un po' più solari, invece una canzone un po' crepuscolare, un po' più reggaeton, diciamo, un po' più caraibiche, ecco, non essendo noi molto insomma sul no, pezzo per niente. Da questo punto di vista abbiamo buttato fuori una cosa un pochino più crepuscolare, più novembrina, se bravissima, però ci piaceva così, è però arrivato. Per quanto secondo me a Francesca il sole piace, perché infatti lei ha una discreta tintarella, tu un po' meno, io di luna invece, infatti siamo un sì, duo. Ma io in realtà mi abbronzo camminando per strada, certo, tendenzialmente, perché sì, siete dei insomma amanti della città vissuta un po' in maniera urbana, piedi, biciclette, i mezzi, sì sì sì, sempre a piedi, ah, sempre a piedi. Siete stati a suonare in qualche posto di mare quest'estate sicuramente? Sì, un bel po' in realtà. Mm. Siamo stati più volte in Puglia, in Sicilia, in Calabria. Sì, abbiamo sempre sì, beccato brutto tempo, però. No, dai, non è vero, dai. Beh, sì, è vero. Sì, è vero, è vero. Ma fate in Puglia, dai. No, perché, Puglia no. Perché io appunto Calabria e Sicilia sempre. Sì, io rimango in albergo e lei va in spiaggia solitamente. Vedi, e quindi vedi, io non lo so, effettivamente. Stavo pensando, effettivamente può essere tu vero. Sei comunque lì su Netflix con le basi, le sequenze. Io vado avanti, faccio, io vado, vado. Comunque, vabbè, insomma, anche questa cosa del brutto tempo andrebbe un po' rivisitata, perché qualcuno che odia il caldo ovviamente vive una giornata di pioggia come una giornata bellissima. Infatti, è vero. Cioè, tra sì, amanti sì, della pioggia e delle tenebre si parla così, oh ma che bella giornata, senti che tuoni, no? E quindi insomma anche un po' questa cosa del bello è un po'... Infatti eravamo felicissimi, noi ad agosto eravamo qua e comunque ha piovuto abbastanza, no? Ti ricordi? Qua, agosto? Sì. Ci sono stati dei momenti, sì, che dava, dei temporali. Poi è uscito anche un arcobaleno pazzesco intorno al 13-14 agosto, di quelli un po' speciali. Sì, sai che è abbiamo vero, fatto la fotografia. Eravamo appena usciti dallo studio, me lo ricordo quella. Beh, era. Sì, eravate sì, sì, magari sì, in zona d'Arsena. No, eravamo qua dietro, qua in zona Sarpi. Ci siamo scambiati le zone. Può essere, diciamo, può essere. Beh, però insomma è stato immortalato da tanti, è stato sì, uno dei momenti sì, magici sì, 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 dell'estate, è vero, vero, dell'estate milanese. Estate milanese che non è ancora finita, ragazzi, cioè il 21 si chiude ufficialmente. Dai, facci godere ancora un po'. Stasera ancora all'aperto al Magnolia, con Macose dal vivo, diciamo, non è il concerto quello come si chiama? Chiusura tour, no, dici? No, non è quello, perché avete no, ancora diverse date. Infatti. Però dicevo, dal punto di vista degli orari, è il tipico locale dove insomma non si inizia proprio alle 8 di sera. Diciamo, a che ora convocate? Ma allora, i cancelli aprono alle 7, c'è un open verso le 9:30, 9:30, noi suoniamo verso le 10:30, insomma okay, abbastanza presto. Ok. Ma sì, perché appunto poi è mercoledì e... No, giusto, giusto. Però un mercoledì con un suo bel perché questo, beh, è un mercoledì di agosto in realtà, esatto, perché fa un caldo, esatto, e sembra di essere tropical, un mese indietro. È tropica. In bocca al lupo per stasera e per il resto della tournée. Aspettiamo questo disco nuovo che sembra essere a buon punto e che possiamo ipotizzare l'anno nuovo. Sì, 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 dai, l'anno nuovo, sì, dai, è ufficiale, dai, l'anno prossimo esce il disco. L'anno dai, prossimo esce comunque. Fausto e Francesca, come cose, grazie ancora, alla prossima. Grazie a te. Ciao. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao.